Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per fare un nuovo haul su Shein, ma questa volta non è un mio ordine quello che vedrete, ma bensì quello che ha fatto mia madre. Ecco qui il pacchettino. Questo è il secondo, no, il terzo video in cui vedo le cose particolari che ordina mia madre. So che questi tipi di video vi piacciono tanto, quindi non vedo l'ora di scoprire cosa ha preso. Allora, io non ho guardato, non ho sbirciato, quindi vedrò tutto con voi e direi di pucciare la mano nel sacchetto e iniziare a tirare random le cose. Vediamo un po'. Bella, 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 bella! Una cintura! E me gusta molto. Questa qui sì, elastica. Ok, questa mi sa che la prenderò anch'io. Mi farò dare il link. Tra l'altro, tutti i link delle cose che vi mostro oggi le vedrete giù, insomma, nell'info box. Io vi metto sempre tutti i link delle cose che vi mostro. E qui nelle schede troverete anche la playlist di Shein, perché ho deciso di creare proprio una playlist con tutti i video Shein che ho fatto. Quindi, se volete dare un'occhiata, cliccate direttamente nella playlist e casomai ve la metterò anche nell'info box. Ok. Allora, questa cintura devo dire che è veramente tanto carina. Mi piace molto il colore e anche la qualità. Vediamo un po'. Cos'è? Ma che carino! Penso che sia. No, non è quello che pensavo. Pensavo fosse la bottiglietta dove mettere dentro il profumo e invece no. Si apre così. Ah! Ma è un porta aghi. Fantastico. Ok, devo stare attenta a non perderli perché sennò mia madre mi lincia. Comunque, all'interno ci sono tantissimi aghi e devo dire che la custodia così in legno è davvero carinissima. Mia madre trova sempre delle chicche sul sito super particolari che a me sfuggono. Wow! È per questo che mi diverto tanto a vedere le cose che prende lei. Un'altra cintura. Queste ve le ho già mostrate anche nei precedenti video, delle cose che ha preso mia madre. Perché lei le prende sempre, ad ogni ordine prende queste cinture qui, che sono sempre elastiche, sono molto particolari perché sono invisibili, ecco, quindi sono perfette da mettere sui pantaloni o sui jeans e non si vedono, quindi anche se mettete una maglietta molto aderente sopra, non si vedrà quell'antiestetico, la figlia ad esempio, no? Belle queste cinture, devo dire che questo colore mi piace molto. L'unico appunto che faccio è che secondo me hanno sbagliato a mettere la chiusura nera, dovevano metterla dello stesso colore della cintura. Poi andiamo avanti, voglio essere veloce perché ogni volta mi perdo in chiacchiere. No, le hanno mandati bianchi a lei. Vi ricordate nel mio precedente haul di Shein, se l'avete visto, che io ho preso i bottoncini in velcro che si mettono nelle maglie, nei vestiti, insomma nelle cose scollate per chiuderle senza bisogno di stare lì a cucire. A me li hanno mandati neri, a mia madre li hanno mandati bianchi. Tra l'altro io li ho già provati in un vestitino e fanno molto bene il loro lavoro, costano pochissimo e funzionano, quindi approvati. Andiamo avanti. Altra cintura, bella questa! È praticamente quella la cintura che vi ho mostrato prima, però questa è in jeans, è fighissima, questa è proprio bella bella. Mi piace molto di più perché, visto, sono stati bravi qua, hanno fatto il gancio sempre color jeans, insomma, quindi non si crea la differenza, il distacco di colore. Qui ci sono arrivati che dovevano farlo così, nell'altra purtroppo no. Sono fatte bene, la qualità è ottima, non hanno difetti, quindi vi consiglio anche questa. Poi, quante cose ha preso? Non lo so. Che cos'è? Cos'è? No, vabbè, questo. Brancolo nel buio. Allora, all'interno
Ci sono queste piastrine dove praticamente ci sono, non si vedrà, vi farò un close-up, ci sono le lettere e poi la zampetta, i vari disegni e poi c'è questo bastoncino. Omma! Omma! Ok, allora rieccomi qui. Praticamente mia madre sì, proprio quello che immaginavo io, mi ha spiegato che servono, sono degli stencil per incidere le lettere sul cuoio. Non so se vi ricordate, tantissimi anni fa si portavano i bracciali in cuoio con il proprio nome inciso sopra. Oh, quanto li adoravo queste cose! Io quando andavo alla fiera della mia città li compravo sempre perché mi piacevano. Chissà se funzionano. Da provare. Questi col punto interrogativo, però, fighi. Capo d'abbigliamento, cos'è? Vediamo. Oh, questa è, mi sa tanto, sì, la giacca di cui mi parlava lei. Ha le spalline e ha una bella linea, devo dire. È sagomata anche le tasche, che forse sono finte però le tasche. Sì, mi sa di sì. Questa qui è misura M. È proprio bello il colore e anche il tessuto. Bello, 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 devo dire. Per ora mi piace tutto quello che ha preso mia madre. Qua mi sa che c'è una borsa. Ci sono le ultime due cose. Cos'è? Cos'è? Cosa ho in mano? Che cos'è? No, vabbè. Non dobbiamo essere maliziosi. Oh, ma... Oh ma! Va bene. Ok, rieccomi qua. Allora, praticamente mi ha spiegato che questo va nella doccia, nel buco della doccia. Questo serve a quanto pare a raccogliere i capelli in modo che il buco della doccia non si otturi e quindi, insomma, non devo fare però gesti strani. E niente, e voilà, è questo. Quindi è il coso che va dentro al buco della doccia. Nulla di così strano e sconveniente. Andiamo avanti. L'ultima cosa, mia madre deve sempre prendere qualcosa di strano che mi mette in agitazione. Allora, l'ultima cosa che ha preso, è super mega impacchettata bene. Allora, c'è questo involucro. E poi ce n'è un altro, c'è una bella custodia in stoffa. Ma questo è bellissimo! È uno zainetto! Ma mi strapiace tanto! Che bello il colore! È piccolino, cioè che in realtà neanche tanto piccolino, cioè secondo me è una media grandezza, è perfetto e ci sta troppo bene come sono vestita io oggi. Ha, le cuciture bianche. E dentro è così, quindi la cerniera non arriva da lato a lato, ma solo così a centro, infatti restano i bordini scoperti. Io una cosa che guardo sempre quando devo comprare delle borse o degli zaini, perché quelli fatti così tanto non mi piacciono perché mi sembrano poco sicuri, sinceramente. Comunque ci sono anche dei bottoncini perché praticamente si può o stringere, vedete, sta chiusa così, chiuso è uno zaino, oppure si aprono e diventa più largo. Ci sono due taschine all'interno, molto molto carino. Io vi dirò tutti i prezzi delle cose, vi metterò tutti i link giù. Questa comunque era l'ultima cosa. Wow, devo dire che mia madre ha preso delle cose veramente tanto interessanti. La cintura, questa qui, sicuramente la prenderò anch'io perché mi piace veramente tanto il colore. E belle, belle queste cose che ha preso mia madre. A me mi piace tanto smirciare e vedere, insomma, gli ordini che fa lei, perché mi fa scoprire delle cose che io nel sito non avrei mai trovato. E spero, insomma, di farle scoprire anche a voi. È per questo che condivido questi video con voi. Quindi, se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un bel pollice in su così capirò che magari ne volete vedere altri.
Fatemi sapere giù nei commenti quale tra queste cosine vi ha colpito maggiormente. Io vi mando un immenso bacio, vi ringrazio per aver guardato questo video, vi auguro una buona giornata e spero di rivedervi nel prossimo. Ciao!